Un momento, se vogliamo dire, di ripartenza per lo sport. Questa festa ha un significato importante perché dopo un anno di pandemia, dove l'anno scorso la festa non si è fatta perché è stato quasi tutto fermo, finalmente quest'anno lo sport, diciamo, che è ripartito anche con le dovute precauzioni e questa sera premeremo oltre 100 tra società, atleti, tecnici e dirigenti che hanno dato lustro alla nostra provincia. E inoltre daremo anche le medaglie stelle al merito del CONI nazionale che ci ha segnalato i nominativi e verranno premiati questa sera e sono 12 premiati anche lì. Ecco, ci sono tanti ragazzi, tante società, anche tanti dirigenti, segno che questa ripartenza, speriamo che nel 2022 sia davvero una ripartenza verso traguardi ancora più belli e più ambiziosi. Sì, guarda, tieni conto che solo già questa sera abbiamo chi ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo, quindi traguardi importanti per un atleta. Abbiamo i tecnici della FIPAV che hanno allenato il beach soccer sempre presso, insomma, a Tokyo nell'occasione delle Olimpiadi. E diciamo che i risultati stanno arrivando. Abbiamo numerosi campioni italiani. È una grossa soddisfazione perché la provincia di Chieti sta sfornando numerosi atleti di livello nazionale e anche mondiale. Quindi speriamo che il prossimo anno possiamo fare una festa dove vedremo finalmente tolte le mascherine, liberi dalla pandemia e per festeggiare tutti insieme. Assessore Emanuele Pantalone, qual è il messaggio che arriva da questa bella festa? Un messaggio molto importante di sostegno per lo sport della nostra città. È veramente una soddisfazione che questo evento si svolga nella nostra città. Abbiamo lungamente cooperato affinché ciò avvenisse insieme a Milozzi, insieme al CONI provinciale, insieme a Imbastaro e dunque al CONI regionale. Ne siamo molto felici perché tante sono le eccellenze dello sport della nostra città che nel corso della passata stagione si sono distinte. Mi viene da pensare all'Atoms di softball con la promozione in A2, mi viene da pensare alla promozione del Chieticalcio, mi viene da pensare all'ottima stagione del basket, ma davvero a tutti i traguardi raggiunti dagli atleti e dalle atlete della nostra città. Ecco perché ci tenevamo a che questa giornata fosse veramente una festa, va goduta appieno.